poca gente in giro, come mai secondo te? Dovuto a tante cose secondo me, un po' la paura, un po' il terrorismo mediatico e comunque tanta gente in casa che addirittura, e parlo di una mia amica, si autoisola da solo. Appena un caso magari di vicinanza di un positivo, si autoisolano da soli, non escono, sono molto impauriti da tutto questo can-can che stanno facendo. Un po' dall'allarmismo che si crea in giro, un po' dai contagi, anche le, come si dice, le restrizioni che hanno messo, tutte quelle cose lì, c'è sempre meno gente, già da dicembre che vediamo meno gente. Però pian piano adesso ultimamente si sta un po' ripopolando, diciamo, più il fine settimana che in settimana. È un po' per tutto, un po' per la paura, un po' perché tanta gente è ancora ammalata, tanta gente passa, vede gente magari e quindi non entra, sempre per la paura, quindi c'è un po' la disperazione assoluta nel centro ma anche fuori. Questo periodo si sente abbastanza, cioè, vuoto, piazza, penso di sì per quello, che tanti sono in quarantena, tanti sono, cioè, a casa, diciamo, gente penso anche hanno paura di uscire. Se a mio avviso, secondo me, è un dato di fatto che c'è pochissima gente a Rovigo in giro, probabilmente un po' per il terrorismo mediatico e un po' per questo problema della quarantena preventiva, la quarantena da contagio, la quarantena di qua, la quarantena di là. Sicuramente ci sarà anche della gente positiva, però tutti i contatti che ci sono con la scuola, ogni 3x2 un bambino rimane a casa perché, e quindi i genitori devono restare a casa. E se viene contagiato il bambino, di conseguenza è contagiato anche il genitore, quindi per forza di cose la gente, un po' per la paura di queste cose e un po' perché è costretta a restare a casa, Rovigo è deserta da ancora prima delle feste natalizie, da quando è entrato in vigore l'ultimo DPCM. E cerchiamo di farcene una ragione e soprattutto anche perché c'è stato l'allarmismo del caro bollette, quindi magari la gente è anche un po' più preoccupata nell'andarsi a divertire, a consumare qualcosa nella prospettiva delle bollette che gli devono arrivare, quindi no, non è un fattore irrilevante, non è di poco conto.